Allora Rolando, intanto complimenti per questa vittoria, l'ennesimo di questo ultimo periodo, la quinta consecutiva. Primo tempo però non facile, no? I primi 30 minuti bene il Brescia. Sì, bene il Brescia e magari un po' meno noi. Il primo tempo, come appena detto, abbiamo fatto un po' fatica magari ad esprimere il nostro gioco, abbiamo subito più il gioco del Brescia, mentre il secondo siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e a ribaltare la partita. Rolando, nella ripresa non c'è stata però partita, la supremazia del Pescara è stata schiacciante. Cosa vi ha detto, se vi ha detto qualcosa nell'intervallo il tecnico Otto? No, il mister ci ha spronato a fare di più, ci ha dato qualche indicazione tattica, ma non entro nei particolari. Il mister riesce sempre a parlare bene, sia prima della partita che a fine primo tempo, alla fine della partita. Poi fortunatamente siamo riusciti a ribaltare la partita, come ho detto prima, e ci è andata bene. Quindi a fine primo tempo che cosa vi ha detto? Cioè, diciamo insomma, qualcosa di... Perché ci piace sapere, insomma, nello spogliatoio si è arrabbiato, è stato tranquillo, no? Ma... Un po' incazzato, diciamo la verità. Sì, poteva anche essere un po' incazzato, ma ha avuto una reazione plausibile e noi siamo scesi in campo cattivi esprimendo il nostro gioco e abbiamo ribaltato la partita, come ho detto prima. Andragora continua a studiare probabilmente da difensore e da Bonucci in particolare? No, continuo a giocare dove mi fa giocare il mister, poi io di natura sono un centrocampista, quindi sono a disposizione della squadra e del mister, e se per il mister in questo momento mi tocca fare il difensore sono a disposizione. Cioè non sei ancora convinto, insomma, che sarà il tuo ruolo nel prossimo futuro, da qui alla fine della tua carriera, quello di centrocampista? No, per niente. Assolutamente, proprio lo dici convinto, sì. In modo perentorio? Sì. Vabbè, però se Allegri dovesse magari il prossimo anno... Ma io sono a disposizione di mister Otto, poi a giugno vedremo, a luglio quando sarò in ritiro vedremo. Vabbè, non ti vogliamo fare arrabbiare, abbiamo visto che hai cambiato proprio espressione completamente del volto. Senti, a parte tutto, mancano 4 partite, ormai Otto ieri diceva se dovessimo battere il Brescia con un piede in mezzo nei playoff saremmo. A questo punto sei d'accordo anche tu? Sì, sono d'accordo da una parte, ma ci aspettano, come detto, ancora 4 partite. Pensiamo una partita per volta, ora c'è l'Entella, andiamo a Chiavari e cerchiamo di portare a casa 3 punti anche da lì. Torniamo a parlare un attimo di questa partita, che non era la vigilia una partita facile, però nel secondo tempo avete messo in campo quella cattiveria che probabilmente non avevate messo nel primo tempo. E poi una vittoria speciale nel giorno dei festeggiamenti per gli 80 anni, ci tenevate parecchio a vincere anche per fare questo regalo ai tifosi e alla società? Certo, ci tenevamo in particolar modo a fare bene, a ottenere 3 punti per la società e, come detto, soprattutto per i tifosi che oggi erano davvero in tanti. Ci ha spinto sia nel primo che nel secondo tempo, magari nel primo noi siamo riusciti a fare meno bene e nel secondo invece ci hanno dato quella spinta che ci ha aiutato a ribaltare il risultato.